dispiace, ma era veramente l'unica cosa che potessi fare, credimi, veramente l'unica, l'unica. E non è che non abbia cercato un'altra soluzione per me, ma erano tutte, non so come dire, provvisorie. E invece, Tonino, c'era bisogno di una soluzione proprio definitiva. Guarda, ci ho pensato tanto, tanto, credimi, 2 giorni interi, 48 ore senza dormire, Tonino, per cercare un... Solo che adesso, Tonino, io non voglio che tu prenda questa soluzione come una sbagliata. Io voglio che tu non pensi che sia stato un gesto di rancore, di vendetta, di odio nei tuoi confronti, perché guarda, Tonino, ti sbaglieresti di grosso, di grosso, di grosso, di grosso. Credimi, perché quello che ho fatto, Tonino, è soltanto un atto d'amore, credimi. Poi guarda che non è che ho detto è stato, ho detto è un atto d'amore, perché, Tonino, quello che ho fatto per me è soltanto l'inizio del mio atto d'amore. Tu adesso non mi puoi capire più, non mi puoi sentire, ma poi non so neanche se avresti capito, Tonino. Solo che io adesso un mio piano ce l'ho, un mio disegno, tutto mio, così tu non mi abbandonerai mai più, mai più. Non mi lascerai mai più. E lo sai perché, Tonino? Perché adesso io ti mangio. Ti mangio tutto. Per fortuna che la vecchia ghiacciaia in cantina funziona ancora bene. Ho comprato un sacco di spezie, le più aromatiche, le più profumate, le più strane. Poi, Tonino, anche un libro di ricette internazionali, che io e te non abbiamo fatto mai un viaggio insieme. Questa potremmo cenare ogni sera in un modo diverso, Tonino? Potrebbe essere l'occasione giusta. Tonino, ho fatto il conto, mi ci vorranno 15, 20 giorni al massimo. Io sono sempre stata di buon appetito, tu sei sempre stato così magrolino. Oh Gesù, ma adesso mi rendo conto che non ho mai saputo quanto pesavi. Solo che c'ho un problema, ce l'ho, Tonino. Che ci faccio delle tue ossa? Non posso mica buttarle al cane, sarebbe una mancanza di rispetto, ma incredibile, Tonino, ma poi no, io non posso perderti, devo averti tutto, tutto, e altrimenti sarebbe tutto inutile. Aspetta, mi è venuto in mente che cosa ci possiamo fare con le tue ossa. Candele! Ci possiamo fare le candele per illuminare le nostre cenette. E poi con l'ultima, sai che ci facciamo? Ci diamo fuoco alla casa. No, scusa, a me non mi va proprio di lasciarla a nessun'altra, ma neanche dopo morta. E dopo morta, certo. E lo sapevo, Tonino, che non potevi capire. Lo sapevo che questo non potevi capire. Tonino, io non posso sopravviverti, e se no ti perderei di nuovo. Ho letto tanto, mi sono informata, in questi giorni ho letto che non so in quanti anni noi ricambiamo tutte le cellule del nostro corpo. Io non posso assolutamente permettermi il lusso di perderti di nuovo, Tonino, se no sarebbe tutto inutile. Pensa che non farò neanche la cacca per non perderti neanche un poco. Certo, sarà difficile, sarà duro, pure doloroso. Guarda, è un sacrificio che devo impormi, Tonino, devo impormi. Solo che io non c'ho il coraggio, non ce la faccio a cominciare. Sarebbe terribile aver fatto tutto questo. Tonino, da che parte posso cominciare? Dal cervello, anche perché mi sa che questo non è stato mai veramente mio, se no non mica mi avresti potuto nascondere tutti i progetti. Magari dal cuore, dici? Dal cuore, magari. Ma chissà dove abitano i sentimenti. Ma perché adesso mi sembra tutto inutile, tutto questa cosa qui, tu, Tonino, non mi sembri più tu. E allora?